mettiamo una sedia. Ci siamo. Ops, ecco qua. Che volevo dire? Sì, estate al mare, episode 3. Come potete già vedere dal bezel, che sono queste illustrazioni messe attorno agli schermi una volta dei cabinati, io ho trovato questi bezel amatoriali, erano molto belli. Adesso per questa seconda stagione, questi li avevo già scaricati l'anno scorso, però non riesco a ritrovare il sito dove metterli, che erano veramente carini, fatti da The Bezel Project, che sono dei ragazzi che appunto facevano i bezel per gli emulatori. Quindi Shock Troopers 1. Perché non il 2? Il 2 l'abbiamo fatto la scorsa stagione. Un ragazzo in diretta mi scrisse: ma perché non hai giocato all'1 che era più bello? No, anzi, non conoscevo il 2. Ha detto grazie che allora l'hai portato, così ho visto anche il 2. È stato gentilissimo mentre affrontavamo le ultime fasi di gioco e giustamente abbiamo ragionato insieme che il 2 aveva questi sprite pre-renderizzati, così invece il primo un po' ne aveva, mi pare, alcuni carri armati sono fatti in pre-render, però aveva degli sprite veramente belli l'uno, proprio pixel art massima. Poi volevo ringraziare tanto Cuore che si è iscritto dall'ultima volta, che quindi abbiamo una new entry tra i telespettatori e telespettatrici, e che volevo dire, niente, possiamo andare con questo videogame del 97 della Saurus, che ha fatto questo e il 2, e sinceramente non so quali altri giochi abbia fatto perché non sono riuscito a capire, e pubblicato da SNK ovviamente, perché siamo su Neo Geo e Neo Geo Arcade in questo caso. Bene, voi vedete se la chat è pronta. No, ho sbagliato a cliccare. Qua io posso vedere se qualcuno mi scrive. Benissimo. E vado. Dovrebbe sentirsi abbastanza bene. Devo parlare un po' più forte, perché questo gioco ha un volume abbastanza alto. È uno sparatutto dall'alto, top-down shooter, si potrebbe dire run and gun. E adesso vi dico tutto. Quanto ho 2 minuti, ho già spiegato quasi tutto. Ok, vediamo se parte bene. Bellissimi disegni, comunque designer un certo Kenji Ishimoto. Volevo vedere cosa aveva fatto, ma non si è capito niente. Io qua, come al solito, a inizio puntata mi abbasso il volume a me, che poi voi sentite normalmente, io dovrei sgaggiare un pochetto di più. E bene, ci sono due modalità, adesso vi faccio vedere. Metto un credito, anche più di uno. E let's go, vi faccio vedere i tasti. I giochi del Neo Geo hanno sempre quattro tasti, però molte volte il quarto o il terzo e il quarto non si usano, però in verità no, si usano bene o male tutti. Qua, come potete vedere, A si spara, B si fa la capriola, vi faccio un riassunto intanto che spiega, e C è la mossa speciale di ogni personaggio, per esempio lui, Jackal, mi pare, come si chiama lui, c'ha le granate, e D viene usato solo nella modalità team battle, come c'è scritto qua, che significa che noi possiamo giocare sia in Lonely Wolf, che comandiamo un personaggio solo, o team battle, che ne scegliamo 3 e li switchiamo on the fly, come si dice. Però a me non c'ho mai voglia di cambiare personaggio, giochiamo con un pupetto solo e buono. Qui c'era Jackal con la granata, Milky c'era questa, mi piace. No, prima che mi scade il tempo prendo Marie B, perché c'ha il bazooka molto bello. È vero, in questo gioco ci sono 3 route, però non so se ne volete vedere altre, vi piacciono, le facciamo tutte in altri 2 episodi, però per ora inizierei con quella della montagna, dai, così non mi ricordo neanche come erano fatti, io da piccolo le facevo tutte e 3 a rotella. Quindi let's go. Se tengo premuto posso sparare in una stessa direzione, no? Altrimenti sparo così. Vedi, alcune cose erano pre-renderizzate, come quella roccia che è crollata. Se io colpisco con il corpo a corpo faccio i puntozzi. Infatti ci sono i speedrunner che fanno tipo così, cioè tutto, skippano tutti i combattimenti fondamentalmente.
e usano il coltello. Onigiri, no, voglio un onigiri, ragazzi. Poi c'è l'heavy machine gun, come al solito non cambia lo sprite, però lo sparo, sì, vedete, i carri armati renderizzati come sul 2. Spero si senta bene, fatemi sapere se si sente bene. Alcuni veicoli così, cadevano dei porci, sembrava, non so. Freeway non è male, no, ma sì, dai, prendiamo il freeway. Ecco, appunto. Ah, no. Sto giocando malissimo, Devo stare, adesso voglio stare molto attento. No, vedo che c'è qualcuno che sta seguendo, dimmi se si sente bene, per favore. Ah, vedo, danno anche bonus tipo la vita, l'aria. Oh, oh. Ricerca il suo missile, ok. Scenari molto belli, proprio c'è anche queste sezioni che appunto vai molto laterale, qui c'è una fake prospettiva. Però comunque funziona tutto. Ah, questi sono un po' impestati. Infatti adesso che vedo l'uno, lo scenario tutto pre-renderizzato non è tanto bello, sinceramente. Cioè no, è figo, perché arriva. Mi ha dato sempre fastidio che non cambia lo sprite, perché è più forte dell'heavy, ma almeno guarda quanti colpi fa, ma almeno fammi vedere che cambia un pochettino, no? No, prima vita presa. Aia. Aia, allora. Potrei sfruttare più le capriole perché ti rendono invincibile nel frangente. Oh, la simia? Che fa la simia? Non fa niente. Boss. Oh, che Zeus, ero lì davanti. Ma come si fa? Pensavo non mi colpisse. Lui non si poteva colpire. Ah sì, la storia è praticamente che questi Bloody Scorpion hanno rapito uno scienziato e la sua nipote per creare un medicinale che permette il potenziamento dei soldati, fondamentalmente. È questo qua. Esattamente. I livelli sono pochi, cioè i livelli alla fine sono easy. Ah, bella sta sound qua. A me piace un sacco lo sprite della moto, ma lo, mi sa che l'ho detto anche in qualche episodio faccio, tutti gli sprite delle moto mi piacciono,
E questo è molto figo, e non vorrei dire, ma in una road la cavalchiamo, sì, la guidiamo. Spero che sia questa. Ok, ci siamo. Qui ci si arrampicava, è vero? Comunque è abbastanza vario, c'erano varie situazioni. Ah no. Ah, lui poteva cadere così. Oh. Però io posso solo fare un salto per schivare, vedo. Ma vabbè, qua non so come gestirla. Bella è un sacco l'animazione di lei che si arrampica. Gli uccellini si possono prendere, no? Ah. Vedi, posso di nuovo scegliere. E io riprendo lei. Quindi in ogni momento si può passare da Lonely Wolf a Team Battle, cioè sì, con tutto il team, insomma. Oh! Perfetto. No! Ah, fortuna c'è l'invincibilità. Qua c'è un secret, no. Ma che bello, ha un sacco di animazioni e varietà. Qua sempre per schivare, mi sa che c'è solo il saltino sul posto. Vabbè, noi andiamo, andiamo spediti. Ah no, non si può. Qua che fa slitta? Ah, li devo saltare, vabbè. No. Io posso usare il bazooka, sì, lo uso con una mano sola. No. È veramente insidioso. No, questo sfondo invece è molto bello. Ah, ok. Di nuovo un boss aereo. Faceva qualcos'altro, sembra abbastanza. Sempre lui. Mi sa che, non so, ogni route c'era il suo villain che pilota i veicoli, non mi ricordo. Però era lo stesso di prima. Stavolta sopravviverà? Non lo so. E invece sì. Comunque è bello streamare, ma c'è sempre questi problemi di audio. Ok, va, avanza la storia. Cosa succede intanto nel quartiere generale dei Bloody Scorpions? Il professorone qua.
è costretto perché è minacciata la nipote. Siria. Spero che si può sbrigare tutto. No. Speed up. Aia. Beh, a volte sparare una bazookata. Questi, voi sono curioso se si possono schivare con la... Sì. Freeway. Oh, il buster. Bello, tipo lanciafiamme. Ah, però stavolta cambia lo spazio. Sembra quel fucile che hanno su Robocop 1, tipo. Che fa un bordello. O su Predator, sì. Ciao, Tremors. Tipo un Barrett, forse. Oh, questo è impestato. Poi, diciamo, a bocca dentro, come si dice da noi, a entrare dentro. Oh, però dai, solo due. Ancora so il secondo credito. Sto giocando onestamente. Madonna, quanta vita c'hanno questi? Mamma mia. Poi comunque è abbastanza semplice, si schiva bene, la vita te la danno spesso. Lui chi stava facendo arrivare però? Ecco, boss team. Eccolo. Vabbè, fa... Oh! Adesso fa la carica sicuramente. Ahia, però mi ha sparato. Mi ha sparato vicino. Però questa è una buona posizione perché devo solo schivare le palombelle che poi si infrangono in stelline. Dai, stavolta dovrò affrontarlo. No. Io perché lo volevo uccidere a coltellate, ma... Così è abbastanza semplice, non fa un pattern impossibile. Perfetto. Va tutto a posto.
Ah, posso capire, a metà potevi cambiare. Infatti mi ricordavo, cioè, mentre giocavo ci pensavo, vedi, poi fai gli ultimi tre della... No, invece non la mixiamo, facciamo full mountain. E let's go. Che da metà puoi cambiare. Sì, bello, molto bello. Bellissima la slitta, sprite stupendo. Ma cazzo, mica me lo ricordavo. Ah, finita qua, dai, dovevo usarlo. Figo se si potesse. Sfida. Aia, questo mi frega sempre. No, lui c'ha freddo pure io. Ma il tipo che c'era freddo mi ha ricordato un attimo Metal Gear Solid, no? Il primo in tre dimensioni, perché Solid, no? E pensavo che sarebbe uscito solo un anno dopo, mi pare. Cioè, siamo lì, comunque quando c'era questi giochi, comunque erano verso la fine. No, comunque il 2D è comunque riutilizzato. Poi c'è stato un periodo che è quasi stato abbandonato totalmente in favore dei poligoni, anche se non erano dei poligoni eccellenti, anche se comunque a me gusta quella grafica PS1. C'ha il suo fascino, nel senso, ci sono alcuni titoli che la riescono a usare bene. Però il 2D permane ancora per molti asset dei giochi 3D, chiaramente. Soprattutto anche su Nintendo 64. Su PlayStation, chiaramente. Comunque, questo sabato ci dovrà essere un episodio a 4 giocatori, solo che i miei amici mi hanno solato perché c'erano da fare. E niente, speriamo nella prossima, il prossimo sabato. Aia, già l'ho perso. Aia. Quindi fattibilissimo questo 1cc, assolutamente. If you ask me. Cioè, io con naturalezza, anche sono un po' teso sempre quando streamo, perché devo tenere conto del volume, di un sacco di roba, ma... Potremmo avvicinare il microfono, ok. Ma la canzone si è impallata? No, è proprio così. Oh, madosca questi, chi è? E chi siete? Ah, questi me li ricordo. Comunque di questo genere, c'è tipo Merx, il più famoso magari, oppure, come si chiama, Gunsmoke, che è un po' più vecchio. Un bello sparatutto dall'alto, sono sempre gustosi da fare. Tu vedi, anche accoltellando, oltre ai diamanti, dà anche la vita a volte. Ma sti maledetti. Oh, ma sempre boss sul precipizio. Ma è l'ennesimo elicottero. Questo non mi ricordo, erano molto più vario, è che sono tre route, quindi uno ci si può sbizzarrire. Sono deconcentrato, e anche se fa lo stesso pattern di prima. Strano che ha smesso la mitragliatrice, infatti, ecco. Sarebbe stato un pattern più definitivo, ecco. Infatti, già questo... Io tendo a fare...
finire sempre con lo stesso. Oh, ho sbagliato, devo sparire. Con lo stesso PG per coerenza anche, no? Ah, questo me lo ricordo, il punk. Cioè, non è un... cioè, solo perché ha la cresta. È una cosa scorretta. Mi ha massacrato. Vabbè, lo rivedremo più avanti, sopra un altro veicolo probabilmente. Leader, we are under attack. Idiots, they shall pay for this. For this insolence, ok. L'ultimo, poi diamo al Bloody Scorpion G, sarebbe... ISG, Bloody Scorpion... qua ci bombardano, rotella, bello. Comunque c'è neanche lo specifico, su Neo Geo abbiamo tecnologia massima, quindi scalo dei sprite a rotella, quindi non c'è problema, no? Quindi colori infiniti, o quasi infiniti. Qua sembra un pezzo del 2 quasi, con questa strada, veicoli renderizzati. Ah, ecco, dai. Un botto di vita, almeno due coltellate. Voglio sbreganico. Poi nella barra vitale c'è anche una pseudo trasparenza. Beh, no, perché sti giorni stavo ragionando su della pixel art per fare la trasparenza su Photoshop, cioè nel senso sì, puoi fare, però volevo simulare più un gioco meno tecnologico. Vabbè, lo stesso sprite del primo livello, solo blu. Ah, poi ne spara tre stavolta. Che mine. Oh, ma caspita. Però... forse devo passarci attraverso. Più che lateralmente. Caspita. Niente, oh, non capisco. Six show. La bomba gas ce l'ha anche uno dei personaggi che possiamo usare. Oh, storia allora, eh.
Ah, questo non sono uscito. È stata una bella battaglia questo boss. No, ho sbagliato direzione. Voi direte, ah, ma c'è crediti infiniti. Sì, però come dico sempre, cerchiamo di giocarla al meglio. Se no è brutto, vado a kamikaze, tanco tutto, tanto ho i soldi infiniti, no? Vedi? Perfetto. Stage 5 clear. Però ho usato 5 crediti, tipo 6 crediti. Quando riesco ad arrivarci, cosa vuol dire la G? Blow di Scorpion perché è headquarter. Però G come bevo, non so. Oh, questo col pompa. C'era uno shotgun importante. Damage. Allora vado. Sì, cazzo, è durato pochissimo. Mamma mia. Adesso solo soldati grigi, quelli super forti. E dai, però. Poi mi sa che l'intro di ogni livello, non so se è uguale, tipo se questa è se entri dalla montagna c'è questo, non lo so, per il livello finale intendo, se entri in una porta diversa ogni volta. Perché questo mi sa che è un po' montano, vedi, c'è gli stessi colori, stesse palette dei livelli finora, ma non lo so, non mi ricordo sinceramente. Comunque tutti gli episodi possono essere visti in differita il giorno dopo su YouTube, vi ricordo, e se vi piace Shock Troopers in particolare possiamo fare anche le altre due route. Addirittura. Subito molte perdite. Ecco. Però è solo un filmato questo, esatto. La usa per salire sull'aereo. Ok. Bellissimo. Sai che forse cambia anche il livello finale, non lo so, c'ho sto dubbio, non mi ricordo per niente, bisognerebbe riprovare. Perché l'aereo non mi ricordo, non mi capitava se, non lo so, me lo ricordo diverso il pezzo finale. Ma lei è stanca perché, perché c'ho poca vita, c'ho la vita che lampeggia.
Aia, quello che mi aveva preso. No, i fenomeni ci sono. Dai, da off screen. Maledetto. Adesso c'è lui, no? Cavolo, allora. Boh, non mi ricordo. Lui è fighissimo lo sprite suo, proprio preciso come il suo design. Ma cosa va? Anche lui c'ha la special move. Oh! Vabbè, pattern abbastanza evitabile. A parte questo, dovevo fare un po'. Ah. No, niente, ho sbagliato direzione. Oh. No, se non ci arrivasse. Proviamo no damage, ecco. Cazzo, non si capisce. Pensavo fossi più so, tipo per evitarlo, la hitbox non sta nella testa del personaggio come credevo. Soldato generico che scende, se no dovevano farlo per tutti. In teoria sarebbe il protagonista, magari, quello che c'è anche nei Basel intorno. Ah, poi fa vedere lei, mi sa che lei, dai. Qui magari cambia per ogni personaggio. Anche perché gli altri sono molto diversi. Lei torna a casa, e studia, si diverte. I giorni di pace sono ripristinati. Il sole che passa attraverso la finestra, la brezza estiva, no, non è estiva. Il canto degli uccellini e vai. Quindi lei fa sta lettera dopo che è stata salvata. Un ringraziamento, no, appunto a quelli, ai bravi ragazzi che hanno combattuto coraggiosamente per la giustizia. Oh, bello questo artwork con i gattini. Comunque ti giuro, quella lampada lì ce l'ho, quella che ho qui dietro, e adesso non mi fate spostare la telecamera, io ce l'ho identica qua dietro. Oh, il padre è allo scienziato, no, il nonno. E poi c'è il protagonista, ma cavolo me ne frega, io l'ho finito con Maribi. Poi non era canon, capito? Vabbè, no, non è vero. Tutta la Shock Troopers ha vinto. Ecco, Kenji Ishimoto, grande. Non mi piaceva perché la ruota è piena, no? Per simulare l'effetto, però mi piaceva. E quindi abbiamo completato la Road Mountain. Della montagna. Bene, sono contento di aver recuperato l'uno, così chi lo voleva vedere. E Nuka, non mi piace quando fai e tu alla fine. Presentato da Saurus, pubblicato da SNK.
Per Arcade Neo Geo è arrivato. Benissimo, sono contento. Dai, invece per la prossima volta forse volevo uno sparatutto con navicelle, visto che il 70... Ah, giusto. Stavo dicendo, visto che Taito compie 70 anni, volevo giocare a qualcosa di Taito molto carino, adesso vedremo cosa. Ok, come al solito la schermata di nuovo d'inizio, vi saluto. La puntata abbastanza pulita, precisa. E che dire, come vi accennavo prima, vi ricordo sempre che si possono vedere su YouTube il giorno dopo in differita se non siete stati purtroppo presenti. Oggi non c'era nessuno, beh, ci sta. Io non so, sono un signore nessuno per ora. Speriamo di un giorno di poter raccontare queste storie a più persone. E volevo dire anche che non faccio le call to action, però sapete bene che se il video su YouTube, non so, viene commentato o viene piaciuto, girano molto di più e supportate, insomma, questo mio progetto, anche perché io un po' ci ho speso, nel senso, ma non perché io voglio assolutamente, i soldi non mi interessano assolutamente, però per dire che sarei contento di aiutare, insomma, no, ma che poi non è un aiuto, mica sto facendo tutorial, però comunque di condividere questa passione. Perfetto, va bene, grazie per chi c'è, per chi c'è stato e chi ci sarà. E termina qui il terzo episodio di Un'estate al mame, ci vediamo alla prossima. Buona, qua chiudo e termina la trasmissione. Bom, ciao ciao.